Ciao a tutti miei cari amici, ci troviamo quest'oggi in provincia di Treviso e precisamente a Nervesa della Battaglia, nome tristemente ispirato ai tragici eventi della Prima Guerra Mondiale cui svoltosi a ridosso del fiume Piave. A ricordo c'è anche un ossario, detto del Montello, che sta a ricordare quella tragedia e nel quale sono raccolte le spoglie di 9.325 soldati italiani, di cui 3.226 ignoti. Ma noi non siamo qui oggi per parlare di cose tristi, ma per scoprire una perla sconosciuta ai più, le rovine dell'abbazia di Sant'Eustachio. Senza indugio entriamo, e appena entrati quello che ci si prospetta è qualcosa di meraviglioso. La natura autunnale si fa più bella mostra di se stessa, unita a questo meraviglioso sentiero che dolce dolce ci porta lassù. Dove? Nascosta fra gli ulivi, intravediamo la nostra meta. Il paesaggio che ci circonda è qualcosa di meraviglioso, unita a questa bella giornata autunnale. Sono veramente grato di essere qui. Ed ecco davanti a me l'ingresso, la torre di ingresso di quello che porta dentro a quello che poi sarà il piazzale dell'abbazia. Eccola finalmente, i ruderi di questa vecchia abbazia che un tempo era un monastero benedettino, soppresso nel 500 e oggi in rovina. I resti sorgono, come dicevo prima, sulle pendici del Montello, nel comune di Nervesa della Battaglia. Ebbe anche una gran bella storia. Fra il 5 e il 600 il complesso divenne un importante polo culturale. Qui vennero ospitati tra gli altri Pietro Aretino e Giovanni Dalla Casa. In seguito, tuttavia, le autorità ecclesiastiche giudicarono inutile e obsoleta questa istituzione e nel 1865 venne definitivamente soppressa, trasferendo il titolo di abate al vescovo di Treviso. Dopo la lotta di Caporetto, l'edificio si ritrovò in prossimità del fronte del Piave e subì pesanti danneggiamenti. Le rovine lasciate all'incuria sono state recentemente rivalorizzate grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea. Molto contento del tempo passato qui, me ne torno a casa. Vi lascio una galleria di immagini. Spero vi piacciono e vi trasmettano quello che ho provato io a vedere questo bellissimo posto. Io vi ringrazio e vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.